Buonasera siciliani e siciliane e bentornati al TG Antudo. Ieri è stata approvata all'ARS la legge denominata Plastic Free. Il testo, proposto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, ha riscosso il consenso di molte forze politiche. Scatta dunque per gli enti regionali e le aziende soggette alla vigilanza della regione il divieto di utilizzare contenitori e stoviglie monouso di materiale non riciclato e non biodegradabili per la somministrazione di alimenti e bevande. E anche se il nome della legge è Plastic Free, non ci si riferisce solo alla plastica non riciclata, ma anche alla carta. Da domani tutte le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare almeno il 40% di materiali riciclati e il 100% delle stoviglie utilizzate nelle mense dovranno essere di materiale riciclato. Queste le parole dell'onorevole Trizzino. Viene fatto un passo avanti pure per quanto riguarda l'utilizzo delle plastiche nel settore agricolo. Mediante un protocollo d'intesa tra le associazioni di categoria e l'Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, verrà incentivato l'utilizzo di bioplastiche e materiali compostabili per la copertura degli insediamenti serricoli. Incentivi che verranno concessi pure alle imprese che decidono di convertire le fasi dei processi industriali che in questo momento prevedono l'utilizzo di plastiche non riciclate. Gli incentivi verranno finanziati, oltre che con i fondi extraregionali, con le royalties delle società petrolifere. Con questa legge, afferma Giusy Savarino di Diventerà Bellissima, diamo una risposta concreta alla tutela dell'ambiente e lo facciamo anche utilizzando bene i proventi delle royalties. Festeggiano anche la deputata di Attiva Sicilia, Angela Foti, e il deputato del Partito Democratico, Michele Catanzaro, a conferma del fatto che si tratta di una legge fortemente voluta dai gruppi parlamentari all'ARS. Secondo le forze politiche che hanno lavorato all'approvazione, si dà un segnale forte, perché, come afferma Trizzino, finalmente sono le istituzioni che danno il buon esempio. È però lo stesso Trizzino a riconoscere che questa legge non basta a risolvere l'enorme e annoso problema dei rifiuti. Senza dubbio, è importante che l'eliminazione della plastica monouso avvenga prima di tutto negli uffici pubblici. Ma non si può nascondere che per andare nella direzione della riduzione drastica della produzione di rifiuti ci vuole ben altro. Per esempio, bisogna partire dalla messa in discussione totale del modello di gestione dei rifiuti che vige ormai da troppo tempo in Sicilia. Una gestione emergenziale che ha fatto arricchire i privati e lasciato allo sbando interi territori, molti dei quali costretti a subire l'inquinamento delle enormi discariche presenti. Se non si mette mano a tutto questo, a nostro avviso, anche norme importanti come quella appena approvata rischiano di diventare vane e tutti noi rischiamo di fare sforzi inutili. Non possiamo fare altro quindi che invitare le forze politiche che hanno voluto con forza questa legge a dimostrare coerenza e mettersi subito al lavoro per presentare un piano di gestione e smaltimento rifiuti radicalmente diverso da quello attuale. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.